Mi sta stroppa, un finale col botto, un piccolo spavento all'inizio, poi un 1-2 micidiale, il Foggia ha tagliato le gambe al Siracusa. Sì, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, di sicuro quell'episodio poteva probabilmente pagare quell'attimo della partita, ma come è successo con il Cosenza, come è successo altre partite in casa, in questo momento stiamo bene, l'abbiamo dimostrato e quindi sarebbe stato sicuramente un contraccolpo, ma la prestazione, la qualità della squadra, di come stava affrontando la partita, ci avrebbe permesso magari anche di rimontare, però al di là di quello che poteva essere, di sicuro la squadra è stata brava non soltanto a fare l'1-2, ma a chiudere praticamente l'incontro nel secondo tempo. Sarebbe da pensare, vedendo gli ultimi risultati, peccato che ci sia questa sosta, però ci sono anche da recuperare un po' di infortunati. Ma in questo momento credo che era determinante vincere oggi, tra l'altro abbiamo guadagnato dei punti sulla prima, adesso va bene, ne abbiamo tre davanti, ma questo non cambia niente perché dobbiamo guardare in casa nostra, la squadra è stata bravissima nell'emergenza a reagire e a rispondere in questa maniera, quindi questo diventa importante e determinante, qui c'è bisogno di tutti. E i ragazzi che sono scesi in campo, i ragazzi che si sono resi disponibili, c'è sicuramente da fargli i complimenti. Finisce l'anno, un bilancio del suo 2016? Ma io, per quello che è stata la mia esperienza qua, sono assolutamente soddisfatto. C'è da recriminare in qualche partita, perché comunque potevamo fare qualche risultato migliore, però le prestazioni ci sono sempre state, i ragazzi hanno sempre risposto molto bene. Cosa si aspetta adesso dal mercato? Non lo so, sinceramente non mi aspetto niente, né più né meno di quello che potrebbe essere la possibilità di migliorare questa squadra. A distanza di qualche settimana, ce la dice, qualche criticità? No, bisogna anche capire le situazioni. Lì era una battuta mista. Certo, certo, c'è massimo rispetto da parte mia, come sempre, e lì lo sai benissimo com'è andata. Dopo 30 minuti di conferenza, dove avevo spiegato per filo e per segno tutto quello che era successo, ripartire da una cosa negativa. Beh, a me il film è un po' particolare la situazione. Poteva dare fastidio. A me il film è un po' particolare. Un augurio ai tifosi. Grazie, buon lavoro a tutti.